Salve care amiche ed amici, qui il vostro Sant'Enchan, sono venuto a fare la spesa e adesso in una pausa che sta per piovere, si preannuncia una tormenta, io registro questo video. Questa mattina ho caricato un video annunciando l'arrivo quasi incipiente dell'inverno, perché qua siamo già in autunno. E niente, mi era venuto questa mattina un pensiero: la triste eredità che stiamo lasciando alle generazioni future, perché noi abbiamo ereditato monumenti, cultura, civiltà, libri, statue dai secoli passati, ma tutto quello che potranno ereditare da noi i nostri discendenti e che noi abbiamo ereditato anche a nostra volta dall'epoca della rivoluzione industriale sono discariche abusive, inquinamento ambientale, tutta la spazzatura che non sappiamo dove mettere, perché siamo una società consumistica, ma il nostro problema sono i liquami fognari, la spazzatura, l'inquinamento ambientale, e quindi voglio dire, noi ci stiamo sommergendo di spazzatura e di merda in pratica. E il nostro problema è che non saranno dei barbari invasori a distruggerci, ma la nostra stessa mondezza che stiamo generando. E questo è veramente molto triste, bisognerebbe fare qualcosa, ma in Italia e in Europa come al solito non si fa nulla. Avevano promesso gli inceneritori, cioè gli smaltitori ecologici. E come mai che non si riesce a fare nulla per le discariche non solo abusive ma pure legali? Che succede al nostro paese? Che non si risolvono quei problemi. E è veramente molto triste, però i compattatori, gli inceneritori ambientali, le promesse non solo di Berlusconi ma anche prima di lui e dopo di lui di tanti politici, dove sono? Si è realizzato qualcosa? No, anzi vogliono aprire altre discariche che non sanno fare di quelle vecchie, che cosa fare di quelle vecchie. E vabbè, è così. Allora la nostra triste eredità è la mondezza, il cambio climatico e anche gli sversamenti cloacali. Questa è la nostra triste eredità che lasciamo alle future generazioni, non come l'eredità che abbiamo ricevuto dai secoli passati e dai millenni passati di tradizioni letterarie, culture, religioni, tutto quello che ci è servito a niente. Ciao! Come vi avevo predetto e come era stato annunciato, ha iniziato a piovere. Forse ci sarà un mezzo diluvio, speriamo di no, perché qua quando piove è mica scherza il tempo. Guardate un po'. Beh, allora spero di poter tornare in macchina che smetta un po' di piovere, perché sta diluviando torrenzialmente. Qua stiamo a rischio di inondazioni, come in molte parti d'Italia. Dicevo, stiamo a rischio di inondazioni. Io mi ricordo della mia casa al Palocco e delle inondazioni che si sono realizzate là. Speriamo che non si inondi più Roma. Però qua è iniziato a piovere. E per la tarda notte, le prime ore del mattino, sono previste forti raffiche di vento, diluvi torrenziali e forse grandine e tormenta elettrica. Beh, allora vi lascio, perché sto sulla linea d'arrivo con la stessa e poi dovrò fare cassa un'ora. Che strazio, che umido, che freddo, che pioggia. Ciao. Che traffico, che freddo, che umido, che pioggia, che vento, che schifo. Addio gente, al prossimo videoclip.